colpi di pistola dentro al locale. Scende Patty Valentine giù per le scale e vede il barista in un mare di sangue. Urla: mio Dio, li hanno uccisi tutti, e piange. Questa è la storia di Uragano, che ingiustamente è condannato solo per il suo colore. L'han voluto imprigionare, ma il campione del mondo lui poteva diventare. Patty vede in terra tre corpi distesi, e un uomo detto bello con i nervi più tesi. Lui dice: io non c'entro, agitando le mani, voglio solo i soldi, spero mi capirai. Gli ho visti uscire in fretta sulla via, meglio avvisare la polizia. E così Patty alza il telefono e arrivano coi lampeggianti con palette, pistole e le tute e i guanti. E intanto in un'altra zona della città Ruby in carcere e i suoi amici vanno in auto qua e là. Il primo peso medio sogna già la corona e non immagina neanche che andrà tutto in malora. Quando la polizia li ha fermati, come giorni prima, come anni passati, in America tutto può accadere. Se sei nero non uscire di notte, perché te ne potresti pentire. Bello aveva un tipo che faceva la spia, lui ed Arthur Bradley si aggiravano per la via. E disse: un peso medio insieme a un altro è scappato sopra un'auto con la targa di un altro stato. Ed anche Patty sembrò dire di sì, disse: un agente ancora vivo questo qui. E all'ospedale lo portarono e tutti intorno al suo lettino gli chiesero se avesse visto l'assassino. Portarono a notte fonda Rubin all'ospedale, in fretta ma in silenzio salirono le scale. E il moribondo disse con respiro affannato: questo non c'entra niente, non è lui che ha sparato. Questa è la storia di Uragano, che giustamente ha condannato solo per il suo colore. L'han voluto imprigionare, ma il campione del mondo lui poteva diventare. Quattro mesi dopo i ghetti andavano a fuoco, Rubin in Sud America combatteva ancora un poco. Mentre Arthur Bradley stava sotto l'esame degli agenti che cercavano qualcuno da massacrare. Ricordi ciò che quella sera è accaduto, ricordi ciò che hai detto, che hai veduto. Vuoi scherzare con la legge? Pensa a quel combattente che hai visto scappare. Tu sei bianco, non scherzare. Arthur Bradley disse: io non sono sicuro. La gente gli rispose: allora io ti giuro che se parli per te un occhio chiuderemo. Per la rapina al motel noi non ti arresteremo. Vedrai, la società ti sarà grata. Quel figlio di puttana ne ha fatta di strada, ma il culo noi gli romperemo. Quella strage gli addossiamo, finirà così. Lui non è gentleman G. Rubin ben saprebbe con un gancio ammazzare, ma di questo preferisce non volere parlare. Lui dice: il mio lavoro è solo per mangiare. Finito l'incontro, a casa voglio ritornare, in qualche posto come un paradiso, tra fiumi azzurri e il vento sopra il viso. Cavalcare in mezzo al verde, ma l'hanno invece imprigionato per trasformare un uomo in un topo. A Rubin ogni carta era stata truccata, a un processo di maiali non l'avrebbe scampata. Fu detto alcolizzato pure il suo testimone, mentre
sempre per i bianchi, lui era solo un fannullone, è solo un pazzo per i negri del ghetto. Fu lui a premere per tutti il grilletto, e anche se mancò la pistola, fu accusato del delitto e una corte di bianchi pronunciò il suo vendetto. Rubin ingiustamente fu perciò condannato, grazie a chi mentendo aveva testimoniato, Bello e Bradley, cioè i veri criminali, e come lupi affamati ci mangiarono i giornali. Ma come può la vita di un ragazzo stare nelle mani di qualche pazzo? Se ci penso mi vergogno di vivere in un paese dove il troppo è poco, la giustizia è un gioco. Ma i veri criminali sono liberi ancora, di Soster, Giar Martini e aspettare l'aurora. Mentre Rubin come Buddha sta seduto per terra, un altro innocente in un'ignobile cella. Questa è la storia di uragano, finisce solo se gli ridaranno il tempo tolto ed il suo nome. L'han voluto imprigionare, ma il campione del mondo lui poteva diventare.